Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è fortemente preoccupato per l'aumento dei contagi da Covid-19 nella nostra regione ed accusa il ministro della Salute Speranza la gestione dell'ennesima emergenza è pessima. Per quanto riguarda il personale, siamo in condizioni drammatiche fra personale medico già contagiato con il Covid e quindi assente dai reparti, piano ferie che dobbiamo fare, pensionamenti che ci sono, l'aumento incredibile di contagi, ma a Roma viaggiano, come dire, fra le nuvole, diciamo così. Ecco, sono totalmente estranei a questi problemi concreti. Poi c'è il problema specifico della Campania, che continua ad essere derubata ogni anno di 220 milioni di euro perché il criterio del riparto è delinquenziale. Bene, abbiamo posto il problema. Il problema è molto semplice. La stessa dignità e le stesse risorse per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia. Non mi pare una linea eversiva, mi pare una linea semplicemente corretta. Traffico di stupefacenti, un'operazione dei carabinieri sui Monti Lattari. Seconda operazione antidroga in pochi giorni dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Dopo la scoperta di una piantagione e il successivo sequestro nel corso dell'operazione Green Life, ancora una piantagione dei narcos locali è stata individuata sui Monti Lattari. Grazie al supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e di un drone a guida remota in uso al nucleo investigativo di Napoli, i militari hanno rinvenuto in zona Petrelle 283 piante di cannabis indica alte circa 2 metri, una selva di illegalità pronta al raccolto. In manette il proprietario del fondo, Gennaro Paolillo, classe 53, già noto alle forze dell'ordine. Poco lontano, in 2 aree di coltivazione in terreni demaniali, altre 45 piante e una busta con 100 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere smerciata. Paolillo è attualmente in carcere in attesa di giudizio, dovrà rispondere di produzione di sostanza stupefacente. La zona dei Monti Lattari da sempre viene indicata come una location privilegiata dai narcos per la coltivazione di marijuana. Pochi giorni fa sempre i militari hanno provveduto al sequestro di 50 piante, alte circa 1,5 metri, ma anche cocaina, armi e 35 kg di cocaina compattata in 31 sacchi di celofan per un valore commerciale al dettaglio che avrebbe fruttato circa 1,5 milioni di euro. La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla presunta compravendita di voti tra gli indagati il consigliere regionale Carmine Mocerino. Spicca anche il consigliere regionale della Campania Carmine Mocerino, 53 anni, Gruppo De Luca presidente, tra le 8 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta su una presunta compravendita di voti che per gli inquirenti sarebbe avvenuta in occasione delle ultime elezioni regionali del 20 e 21 settembre del 2020 nella frazione Caravita del comune vesuviano di Cercola. Insieme a Mocerino risultano indagati anche diversi soggetti ritenuti dalla direzione distrettuale antimafia legati alla criminalità organizzata. Tra questi Pasquale Salvatore Ronza, 33 anni, soprannominato Calimero, e Mario Chiumariello, soprannominato Guappariello, per i quali sarà disposta la custodia cautelare in carcere. Entrambi sono accusati di aver picchiato uno degli 8 indagati, Ciro Bisogni, 47 anni, soprannominato Ocekov, che davanti a un seggio di Cercola stava reclutando voti per conto di Carmine Mocerino. È stato ritenuto colpevole di non aver versato 1000 euro come tangente al clan De Luca Bossa Minichini del quartiere Ponticelli di Napoli per la compravendita delle preferenze. Nella passata consiliatura della Regione Campania, Carmine Mocerino era stato anche presidente della Commissione Speciale Anticamorra nel 2017, coinvolto anche in una precedente inchiesta della Corte dei Conti sui rimborsi dei consiglieri regionali. Siamo in collegamento con Dino Ambrosino, sindaco di Procida, Procida Capitale della Cultura 2022. Ben trovato, sindaco. Ben trovati. Allora, sindaco, come procedono gli eventi legati a Procida Capitale della Cultura 2022? C'è un calendario fitto di appuntamenti, per cui questa settimana è dedicata al teatro, poi ci saranno degli appuntamenti legati al cinema e comunque suggerisco anche ai concittadini della città di Napoli di poter fruire di questi eventi anche rientrando in città la sera con le corse speciali che la Regione Campania
ha voluto promuovere. Ci sono degli ariscafi anche dopo le 10 di sera, sia per Pozzuoli che addirittura alle 11.35 per Napoli, per cui chi vuole dalla città di Napoli può venire a fare una passeggiata a Procida, godere dei nostri eventi e poi rientrare in città, quindi senza la necessità di soggiornare sull'isola. C'è un programma completo degli appuntamenti sui vari siti dedicati a Procida Capitale della Cultura, anche sul profilo Facebook Procida 2022, e senz'altro i cittadini di Napoli potranno apprezzare anche questi appuntamenti, molti dei quali sono all'aperto. Ieri, per esempio, erano in spiaggia la Silurenza davanti ai Campi Flegrei con uno spettacolo teatrale veramente speciale. È importante appunto valorizzare gli spazi all'aperto proprio in questo momento in cui aumentano i contagi da coronavirus e quindi cresce la preoccupazione per l'eventuale pressione che si potrà avere sugli ospedali. Quindi preferire gli incontri all'aperto è fondamentale. Sì, anche a Procida vi confermo che dal nostro piccolo osservatorio possiamo verificare che ci sono tanti nuovi contagi che riguardano tantissimi isolani, ospiti. Effettivamente il Covid sta girando prepotentemente. I sintomi non sono gravi, almeno per quanto riguarda i cittadini isolani non si registrano dei ricoveri, però bisogna stare sempre allerta, mantenere quelle cautele minime e effettivamente stare all'aperto ci aiuta, perché chiaramente all'aperto il virus circola di meno. Noi abbiamo fatto di necessità virtù, chiaramente siamo una piccola amministrazione, un piccolo territorio che non dispone di molte strutture al chiuso, però ecco, la suggestione a volte delle nostre spiagge, delle nostre piazze, delle nostre strade dà un valore aggiunto a questi eventi che stiamo facendo. Poi chiaramente il gran caldo ci mette anche in condizione di stare nelle aree più ventilate, dove c'è una piacevole brezza marina, e quindi le spiagge in modo particolare sono dei luoghi suggestivi dove l'ambiente è favorevole e poi si gode di un contenuto veramente speciale, che è quello di queste performance artistiche. Noi siamo molto contenti che finalmente, dopo 2 anni di pandemia, questi artisti, questi professionisti della cultura possano finalmente esibirsi, e quindi, come dire, non solo Procida è capitale italiana della cultura, ma sta dando anche il suo piccolo contributo a far lavorare queste persone, queste professionalità che veramente sono state molto penalizzate nel corso della pandemia. Certo, ed è possibile anche tracciare un primo bilancio per quanto riguarda l'indotto turistico che ha dato l'evento a Procida e al suo, diciamo, circondario? Assolutamente, molto positivo. Chiaramente sull'isola registriamo da qualche anno e prepotentemente nel corso del 2022 l'aumento di strutture ricettive, piccole strutture ricettive sull'isola, piccoli bed and breakfast, case vacanze, quindi un indotto turistico molto importante. Chiaramente la ricettività di Procida resta limitata, perché stiamo parlando di un fazzoletto di terra di 3,7 chilometri quadrati, e quindi ce n'è anche tanto per tutte le località attorno. Ischia innanzitutto, Ischia è la principale industria turistica della regione Campania, sapete quante migliaia di posti letto ci sono a Ischia, e tanti turisti che sono in vacanza a Ischia vengono a fare la cavatina, la passeggiata a Procida, sia per godere dell'ambiente, del nostro tessuto urbano, sia per approfittare degli appuntamenti. Ma anche da Napoli ci sono tantissimi che vengono e che soggiornano in città e poi ne approfittano per venire a fare una passeggiata a Procida. Per quanto riguarda gli sbarchi che noi contiamo, in realtà al mese di giugno del 2022 abbiamo già fatto tutti gli sbarchi che abbiamo contato in tutto l'anno 2019, l'ultimo anno pieno prima del Covid, quindi abbiamo superato nel 2022 i 250.000 sbarchi, che sono tantissimi, anche se teniamo in considerazione che già da gennaio a marzo comunque siamo stati prevalentemente chiusi per le limitazioni del coronavirus. Quindi ci aspettiamo che entro la fine dell'anno, in ogni caso
supereremo le 500.000 persone, 500.000 sbarchi, che per Procida, un territorio così limitato, è veramente tanto. Penso che il fenomeno comunque si riproporrà anche nei prossimi anni, così che Procida possa essere un valore aggiunto per tutta l'area dei Campi Flegrei. Infatti, Sindaco, che l'evento Procida Capitale della Cultura abbia dato uno slancio importante a Procida e a tutte le zone circostanti è naturalmente sotto gli occhi di tutti. Il problema è adesso vedere cosa lascerà Procida Capitale della Cultura 2022 all'isola e alle zone circostanti. Insomma, mantenere questo trend positivo sarà forse più complicato che ottenere la nomina dell'evento stesso. Io vi confermo che noi stiamo lavorando in questa direzione, sin dal principio ci siamo posti questo problema e ci sarà più di qualche lascito di Procida Capitale. Innanzitutto un lascito di notorietà. Per esempio, io sono stato un paio di giorni fa a San Gimignano, in un appuntamento con tutte le capitali italiane della cultura, dalla sua istituzione ad adesso. E come dire, vedere che una piccola isola, una piccola comunità fa parte di un parterre, dà un contributo alla discussione in ambito nazionale, è un risultato importante che non si esaurisce nel corso del 2022, ma che ancora produrrà dei risultati negli anni prossimi, perché gli appuntamenti dedicati alle capitali della cultura comunque le coinvolgono tutte, dalla prima all'ultima, anche negli anni successivi. Quindi la promozione per il territorio continuerà ad esserci. Poi per Procida questa grande notorietà, come dire, ha fatto aumentare la consapevolezza e la curiosità nei confronti di questa piccola isola nel Golfo di Napoli, e chiaramente nei momenti in cui tanti l'hanno conosciuta e tanti poi faranno il passaparola, il fenomeno, diciamo, dei curiosi e delle persone che ci verranno a visitare continuerà a riprodursi anche negli anni prossimi. Quindi veramente l'aumento di notorietà non si esaurisce nel corso del 2022, ma senz'altro per i prossimi 10 anni almeno, oggettivamente, e guardando ai trend che stiamo verificando nell'ambito della promozione e della comunicazione. Infine c'è il grande tema della rigenerazione dei nostri spazi, a cominciare da Palazzo d'Avalos, questa enorme struttura che si vede quando ci si avvicina a Procida, e da mare si vede questo edificio che incombe sulla collina di Terra Murata, con gli investimenti che stiamo procurando della Regione Campania, del PNRR, di tutti gli altri enti che ci stanno dando la mano. Con gli investimenti saremo in grado di rigenerare, di ristrutturare una struttura che già offre dei contenuti, una struttura che è al centro del Golfo di Napoli e che continuerà ad attrarre visitatori, così come le tante migliaia che stanno venendo nel corso dell'anno 2022. Quindi Capitale della Cultura ci lascerà anche questo gioiello valorizzato che continuerà ad attrarre tanti turisti a beneficio, credo, di tutto il Golfo di Napoli, che è una perla in più da far visitare. E questo forse è uno degli elementi diciamo, più importanti di Procida Capitale della Cultura. Sindaco, noi la salutiamo, la ringraziamo e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro e buona estate a tutti, a tutti i telespettatori. Arrivederci. Arrivederci. Il segretario del PD Letta in visita a Napoli per la commemorazione dell'ex segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani. Si parla di Guglielmo Epifani a Palazzo Sera di Cassano, sede dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, segretario della CGIL per 8 anni, deputato e capo del Partito Democratico solo per pochi mesi, prima di uscirne in contrasto con l'allora segretario Matteo Renzi e fondare insieme a Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani Articolo 1. Ecco perché tanti personaggi di spicco della politica italiana invitati a Napoli per partecipare al dibattito, tra cui Enrico Letta e il ministro della Salute Speranza, che però ha dovuto assentarsi all'ultimo minuto per partecipare al Consiglio dei Ministri. La classica figura su cui si trovano d'accordo tutti gli schieramenti, Guglielmo Epifani, come emerso durante il convegno promosso dall'associazione Elaborazione, presieduta da Dino Falconio. Mancano figure di questo equilibrio, figure di questa lungimiranza e lucidità politica. Guglielmo era molto legato a Napoli, dove è stato eletto per la prima volta al Parlamento circa 10 anni fa, e ha sempre mantenuto con questo territorio un rapporto strettissimo. Basti pensare che l'ultimo suo comizio prima di morire è stato con gli operai della Whirlpool. Una settimana dopo era ricoverato al Policlinico Gelli di Roma ed è morto. Questo la dice lunga su quanto avesse a cuore il lavoro
e Napoli. La presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha poi spostato l'attenzione sull'attualità politica e le fibrillazioni nel Movimento 5 Stelle che agitano le sorti dell'attuale governo Draghi. L'alleanza con il Movimento 5 Stelle è a rischio. Ma noi siamo in questo momento impegnati dentro una maggioranza di governo che è composita con alleati più vicini, con alleati con i quali stiamo governando insieme. Col Movimento 5 Stelle continua un percorso di discussione sulle cose da fare. Quello che è importante in questo momento è considerare che è fondamentale, assolutamente fondamentale, far uscire l'Italia, gli italiani dalla situazione di crisi che stiamo vivendo e che purtroppo sta peggiorando. L'inflazione, il rischio recessione, le famiglie che faticano, le imprese, le piccole e medie imprese che faticano, c'è bisogno di un governo che sia nel pieno della sua forza. Quindi io quello che auspico è che la maggioranza sia forte, che il governo sia in grado di dare le risposte che i cittadini aspettano. Noi siamo lì per fare questo, ecco perché mi auguro e spero veramente che ci sia la possibilità di trovare queste intese nel più breve tempo possibile. Siamo in collegamento con Pasquale Bacco, scrittore, medico legale, autore del libro Maledetto Vaccino. Grazie per essere collegato con noi, ben trovato dottore. Grazie a voi per l'invito. Allora, questo libro è un motivo di grande approfondimento e riflessione su questa pandemia che ha diviso il mondo tra coloro che ritenevano il vaccino e la campagna vaccinale l'unica strada da percorrere per uscire dalla pandemia e coloro che erano contro il vaccino a livello ideologico. Lei è stato tra i primi a non credere nel vaccino, poi nel corso della pandemia ha rivisto le sue posizioni. Sì, ho rivisto le mie posizioni, per tanti motivi, principalmente perché da medico, frequentando le strutture ospedaliere, ho notato delle cose diverse rispetto a quella che era stata la prima ondata. La prima ondata vedevamo nelle terapie intensive esclusivamente persone molto avanti con l'età e con delle patologie associate. Purtroppo con la Delta le cose sono state diverse. Il libro è un libro molto feroce, un libro perché è uno scontro importante, uno scontro tra me che sono visto un po' come il traditore, no? Da quelli che sono i cosiddetti Novax, senza offendere nessuno, lo ero anche io, quindi per capirci, e dall'altra parte forse il principale rappresentante dei Novax in questo momento, che appunto è l'avvocato Edoardo Polacco. Il libro si apre infatti con una domanda di Polacco che dice: perché ci hai traditi? Se è stato corrotto o se è stato minacciato. Questo è l'ingresso del libro. È un dietro le quinte di tutto quello che abbiamo visto in questi due anni e credo che è un libro che dimostri fondamentalmente però che un dialogo oggi è necessario e che soprattutto il dialogo si può sempre attuare anche quando le considerazioni e le valutazioni sono all'opposto. Lei non si sente di aver tradito la sua idea di Novax, sa? Ma guardi, allontanarmi dai Novax è stato difficile per due motivi. Uno perché, non so se lo sa, ma insomma questa è una cosa che abbiamo detto più volte, io sono stato minacciato, ho dovuto avere la Digos dietro, perché chiaramente, e questo lo dico perché lo vedevo, sono stato una persona molto amata, ma molto amata perché davo un certo tipo di sicurezza essendo un medico. Quindi quando si è molto amati, si è anche poi, quando si viene traditi, molto odiati. Però è stato anche difficile dal punto di vista umano, perché chiaramente io con quelle persone in due anni avevo sviluppato dei rapporti, ma soprattutto con quelle persone di cui si parla poco, cioè quelle persone che ancora oggi vivono in lockdown, che ancora oggi sono estremamente confuse, non i Novax decisi, ma quelli che sono stati sviati e trattati malissimo, soprattutto dall'informazione e dalle istituzioni. Lei non crede che i Novax siano stati troppo strumentalizzati, soprattutto nell'ultima fase della pandemia, dove sono cresciute le tensioni e gli scontri? Ma assolutamente sì, lei ha centrato secondo me il problema più
più importante, ed è stato forse un grande errore del Movimento Novax, quello di essersi fatti strumentalizzare dalla politica. Io ricordo gli incontri che abbiamo avuto con tanti partiti politici, e perché era naturale, perché eravamo nelle piazze, perché all'inizio eravamo 12 milioni, perché ci si confrontava. E i Novax, come ha detto lei, hanno fatto anche comodo a tantissimi, perché sono stati una scusa e un motivo per prendere decisioni assolutamente antidemocratiche, perché chiaramente il fatto che io abbia sposato poi l'idea del vaccino non significa che i Novax fossero dalla parte del tolto. I Novax avevano delle ragioni, hanno tantissime ragioni, la prima tra tutte è quella di chiedere chiarezza in una situazione in cui la chiarezza non c'è mai stata. Certo, lei crede che se si fosse trovata la quadra del buonsenso nella campagna vaccinale si potevano ottenere obiettivi migliori? Il vaccino sicuramente è stata una copertura, uno scudo per evitare altre morti, però forse andava pensato ad un vaccino fatto soltanto per le categorie più fragili, per le categorie che avevano realmente bisogno. Invece poi abbiamo cominciato con questa campagna vaccinale anche per i bambini, e forse insomma lì ci sarebbe voluta più consapevolezza, visto che comunque non sappiamo ancora quali sono gli effetti di questo vaccino. Ma su questo assolutamente sì, è un po' l'idea del mio professore, con cui tra l'altro avevo fondato l'Eredico, il professor Giulio Tarro, che dalle prime settimane di vaccino disse facciamolo. Lui si dichiarò subito pro vaccino, ma lo facciamolo solo per una certa categoria. Lì si è persa la grande occasione di gestire anche un movimento, diciamo, di contrapposizione, ma l'occasione si è persa proprio, come diceva lei, nel vaccino ad ogni costo, vaccino a tutti e ad ogni costo. Nelle hub vaccinali noi abbiamo perso la grande occasione di dialogare con le persone. C'erano persone che ancora oggi hanno delle patologie oggettivamente incompatibili col vaccino, poi, come diceva lei, i bambini. Allora, vaccino bene, ha coperto dalle morti, però è vero che noi non sappiamo gli effetti reali di questo vaccino a lungo termine. Allora, perché vaccinare assolutamente tutti, anche coloro i quali hanno una manifestazione clinica quasi impercepibile? Sicuramente è stato sbagliato questa imposizione, che poi in realtà è stata, diciamolo con chiarezza, un'estorsione. Un'estorsione, perché quando si dice o lo fai oppure non lavori, o lo fai o non sei nessuno, o lo fai o non vivi più, non è più un'imposizione, ma praticamente è un'estorsione. Grande occasione persa, che spero, perché c'è sempre la possibilità di recuperare nella vita, che nell'inverno, se si dovesse ripresentare questo virus in maniera forte come sembra, venga in qualche modo riscattata. Perché lei da medico ci può dire che comunque è anche assolutamente sbagliato banalizzare questo virus declassandolo ad una mera influenza, perché lo è in tanti casi, ma in molti casi invece produce anche degli effetti devastanti a lungo termine. Ma guardi, io ho fatto le autopsie dall'inizio, ho ancora procedimenti in corso per aver fatto autopsie non autorizzate insieme ad altri colleghi, e le ho fatte adesso dopo 6 mesi di sospensione, perché sono stato pure sospeso per reati di opinione. Oggettivamente questo non è un virus banale, cioè noi possiamo dire quello che vogliamo, però di errori, e guardi che questa è una doppia colpa delle istituzioni, perché hanno reso un virus che doveva essere trattato nella giusta misura, da un lato come ogni morto era per il virus, dall'altra parte invece come un virus come banale influenza. L'unica cosa che noi sappiamo con certezza assoluta è che questo è un coronavirus che non abbiamo mai visto nella nostra storia, e non è un virus banale, è un virus che in alcune condizioni può essere estremamente aggressivo, e sicuramente un soggetto che presenta dei deficit immunologici può rischiare la vita in maniera anche molto, molto semplice e anche molto rapida. Quindi è un virus, come ha detto lei, che va rispettato, come dovremmo rispettare tutte le patologie. Se noi entriamo in quest'ottica possiamo conviverci, però non è giusto né renderlo la fine del mondo, né però renderlo come qualcosa di quasi inesistente. Su questo virus si è detto veramente tutto il contrario di tutto. Secondo lei, dalle ricerche, dalle analisi che le ha fatto, dalla sua teoria, si può parlare di virus creato in laboratorio piuttosto che... Guardi, io ho studiato anni in America, ho avuto questa fortuna, perché è una fortuna di averlo fatto a quell'età, quando ancora uno non si rende conto di quello che sta facendo, e poi dopo diventa tutto utile. E all'inizio, vedendo le sequenze genomiche, noi ritenevamo, almeno da quello che era l'esperienza del gruppo con cui ho lavorato,
che non fosse così. In realtà oggi possiamo pensare, anche per l'evoluzione delle varianti che si sono create, che potrebbe esserci una buona percentuale di possibilità che sia un virus scappato ad un esperimento genico di laboratorio. Questo però non sarebbe una cosa favorevole, quindi io spero che non sia così, perché se dovesse essere un virus che esce da un laboratorio, allora insomma, potrebbe manifestare nel tempo anche delle caratteristiche molto aggressive. Ci dica, prima di salutarci e di salutare i nostri telespettatori, perché dovrebbero leggere questo libro Maledetto Vaccino? Perché è un libro che racconta tutto ciò che le persone non sanno vedendolo da fuori. È un libro ma anche molto divertente, un libro, è un bel libro. Io ho fatto altro, lei sa, ho fatto anche libri che hanno venduto diciamo oltre 20.000 copie. Invece questo è un libro diciamo leggero, ma che racconta davvero tutto. Racconta delle cose e fa capire in maniera eccellente che cosa è stato quel movimento, racconta le notti in piazza, la coesione, la bellezza di quelle persone che non si sono viste in televisione, di quelle persone che ancora oggi vivono questo dramma chiusi in casa, perché noi non scordiamocelo, sono persone che sono in lockdown da 2 anni, perché non hanno le capacità culturali o economiche per capire certe cose, perché noi molto spesso banalizziamo. È un bel libro e soprattutto un libro molto feroce che non si risparmia niente. E allora noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie mille, grazie a voi, grazie. Campania Teatro Festival debutta lo spettacolo Ogni 5 bracciate. Chi è per lo sport ha le masse al fianco, chi è per la cultura ha le masse contro. Per questo i governi sono sempre per lo sport e contro la cultura. Scriveva questo Thomas Bernhard nel 75, denunciando l'uso strumentale dello sport operato del potere. Furono proprio quelli gli anni in cui le nuotatrici della Germania Est cominciarono a trionfare, stabilendo di continuo record mondiali. Proprio quelli gli anni in cui i corpi di quelle atlete furono eletti a icone di invincibilità, per poi essere svuotati e ridotti a carne da macello dalla sofisticazione del doping. Per quelle donne violate, quelle atlete tradite, Vincenzo Frungillo ha composto un poema epico di struggente lirismo. In scena sul palco del Campania Teatro Festival le attrici Anna Ferzetti e Fabrizia Sacchi. Questa sera insieme a Fabrizia Sacchi parliamo di queste, diciamo, atlete nuotatrici pazzesche che sono state delle campionesse mondiali della DDR nella Germania dell'Est e delle loro varie difficoltà, dei loro anche mutamenti dovuti al doping. Però andiamo anche un po' oltre, andiamo anche al fatto dei loro amori, delle loro gioie, dei loro dolori, del fatto di lavorare in squadra, cosa che sicuramente è strattuale ancora adesso e che per fortuna è cambiato con il tempo. E quindi è un racconto, un poema, perché comunque è in versi ed ha la sua difficoltà, ma è anche la cosa bella di questo racconto che faremo questa sera e di tutte le varie emozioni che loro hanno provato in questo periodo fino ad arrivare proprio anche alla malattia, a una malattia vera e propria, a un mutamento fisico. Si sono ritrovate a diventare praticamente quasi degli uomini. Erano dei corpi sportivi incredibili e purtroppo la Germania aveva investito in loro in maniera, diciamo, esagerata, tant'è vero che sono un caso di EPO, cioè di pillolina azzurra, di doping molto conclamato, tant'è vero che loro, addirittura una di loro è diventata uomo per tutto il testosterone assunto, quindi questa storia ci sta particolarmente a cuore per molti, molti motivi, e anche perché loro erano delle bambine quasi quando hanno cominciato, quindi hanno vissuto un'epopea e dargli voce è interessante, ci emoziona e ci dà molta energia. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.